No, sto meglio, sto cercando di recuperare il prima possibile. Sicuramente è stato un imprevisto che non avevo messo in considerazione. Quindi sto recuperando e spero di essere disponibile al più presto. Quando potresti rientrare, mi possiamo indicare più o Ma meno. io spero, settimana sto lavorando a parte, spero settimana prossima di fare qualcosa in gruppo e magari essere già disponibile. Se no, sicuramente la settimana dopo rientro in gruppo. Parte l'infortunio, i primi giorni, come. No, no, ho trovato un ambiente dove si può fare veramente bene. Ho trovato un gruppo, infatti ho legato già con tutti, è una squadra di qualità. C'è il mister che ci può dare, mi può dare una grande mano, quindi ho tutto per fare bene come la squadra. Sì, Guarda, no, come ha sempre. detto anche Gravi, essere allenato dal mister 3 mesi, 4 mesi, un anno, secondo me ti cambia totalmente anche il modo di pensare. No, all'inizio sono arrivato, non ero in condizione, poi ho avuto un infortunio e sono stato un mese fermo. Poi, sinceramente, ho preso un po' la botta dell'anno scorso, ero convinto di rimanere a Benevento e fare la Serie A, non è stato così, quindi un po' mentalmente l'ho pagato un po'. Però adesso ho riazzerato tutto, quindi spero di riconquistarmela, magari anche con il Pescara. Quindi trequartista esterno, chiaro che nel modulo di Zeman il trequartista non c'è, ma tu sei più l'uno o più l'altro? Sono quello dove mi mettono, quindi no, ho fatto il trequartista, ho fatto l'esterno, quindi posso farli entrambi. Il mister col 4-3-3 sicuramente vorrebbe farmi giocare largo e sono contento perché posso rientrare col mancino. Male vedere quella sconfitta del Pescara col Perugia, Ma sembra. sicuramente avrei voluto giocarlo, quindi però sì, un po' mi ha dato. Ci sono rimasto male, però va bene, il campionato è lungo, ci sono tante partite, quindi dobbiamo riprenderci per forza. È un Pescara da playoff almeno? Sulla carta sì, c'è sempre il campo a giudicare, quindi però ho trovato un gruppo di qualità e possiamo toglierci soddisfazioni.